innanzitutto vi ringrazio, iniziamo un po' prima, di solito iniziamo verso le 7, perché una persona poi devono andare lì. Vi ringrazio della presenza, ma ringrazio principalmente il padrone di casa che ci ha ospitato, che spero voglia dire qualche cosa. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie anche a lei che ha scelto il nostro spazio per presentare il suo libro. Brevissimo, soltanto appunto ringraziarvi di essere venuti in questo spazio che è fondamentalmente una galleria fotografica che con molta fatica tentiamo di tenere viva anche con questi eventi, e con l'aiuto del professore Loteri stiamo riuscendo a fare diverse situazioni aperte veramente a tutti i tipi di discussione, di aperture mentali o di semplicemente confronto, che consentono di trasformare un luogo che è della memoria in qualche modo, perché noi qui raccontiamo un periodo di Roma che ahimè non c'è più, ma che ha dentro alcune cose che forse noi romani e anche chi Roma se la ricorda così ancora ha dentro, che gli ardono come un fuoco, diciamo. E nel nostro piccolo cerchiamo di rifare quello che si faceva nei salotti e nei tavolini di bar degli anni 60, e quindi parlare, confrontarsi, ognuno fa la sua esperienza. E dopo la presentazione sicuramente ci sarà un momento per chi vuole fare qualche domanda, e quindi benvenuti. Faccio soltanto un secondo di pubblicità, ovviamente tutte le foto che avete visto sono in vendita, veramente a tutti i tipi di prezzi, quindi dalle foto da grande collezionista, molte migliaia di euro, fino al piccolo collezionista, qualche decina di euro. Ricordateci quando magari dovete fare un regalo oppure un ricordo, qualche volete dare qualcosa a qualcuno che ricordi Roma. E qui già è finita la pubblicità, tutto. Vi lascio la serata, grazie, buona presentazione. Prima di passare la parola al professor Sacca volevo dire due o tre cose. I percorsi della memoria, che la seconda è, noi presentiamo sia libri sia vogliamo che delle persone di spessore come il professore e di altri tipi di cultura presentino questo percorso della memoria, che è praticamente un ricordare le situazioni, quello che è successo, quello che non è successo, che poi sono quelle linee curve che poi da lontano diventano una lunga linea dritta che è la nostra vita, la nostra realtà. Per cui questi percorsi servono oltre che parlare e presentare dei libri, ma per parlare a noi stessi e capire il significato di tante lotte, di tante battaglie, di tanti momenti difficili. Adesso io non voglio illustrare il libro del professor Sacca perché penso che se lo sappia illustrare molto meglio di me, e né vi voglio tediare leggendo io personalmente degli estratti del libro. Presentare il professor Sacca è un uomo che ha scritto, oltre che professore universitario, giurisprudenza, altre cose, segnato all'università, è un uomo che ha scritto 52 libri. Sono 52 libri da tantissimi editori, non quelli autopubblicati, che questa è una cosa importante. Quindi ha un suo mercato, ha una sua clientela, un gruppo di persone che lo segue sempre. Questo è importante, e poi io spero che qualcheduno, dopo l'intervento del professore, possa poter dire, raccontare, fare delle domande, in modo che il dibattito diventi sempre più emozionante e più interessante, altrimenti può sembrare la solita lezione universitaria che il professore e io siamo abituati a tenere sempre. Va bene, passo la parola al professor Sacca, grazie. Ovviamente ringrazio Gide Leuteri che mi ha invitato in questa sua serie di presentazioni, a cui ho partecipato anche, perché molto interessanti, come spero lo sia quella di stasera riguardante il mio libro. Ringrazio ovviamente il gestore della galleria, questa bella galleria, elegante galleria. Ma lì, e l'altro è andato via. E quando mi ha sentito parlare ho preferito andare via. Il libro che presento stasera, recentissimo, è anomalo nella mia produzione, perché io ho sempre un po' distinto poesia da narrativa, da saggistica. La narrativa è narrativa, la poesia è poesia, la saggistica è saggistica. Questo libro
e narrativa filosofica. Se vogliamo, filosofia esistenziale, ma non nel senso dell'esistenzialismo. Filosofia calata nelle persone. Le persone vivono problemi filosofici. Cioè vivono la vita come un dramma filosofico. I protagonisti sono del tutto illusori, sono, diciamo, personaggi della narrativa a loro volta. È il dodicesimo barone di Munchausen, il dottor Faust, l'ottavo Zarathustra e poi il pontefice, il presidente degli Stati Uniti, il ponte sullo stretto di Messina, perché non c'è differenza tra personaggi ed oggetti. Vi dirò perché tra poco. Perché il protagonista, essendo il dodicesimo barone di Munchausen, unisce la fantasia alla realtà. La realtà la vede sotto l'aspetto del suo pensiero, quello che pensa è reale. Come voi sapete, il barone di Munchausen, nelle famose avventure, vaneggia di cose portentose. Perché? Perché non ha la distinzione tra ciò che è realistico e ciò che è illusionistico. Il dodicesimo barone eredita questa qualità, tenuto conto che tra l'altro per un ramo della sua discendenza appartiene ai Chisciano, cioè a Don Chisciotte, e per un altro ramo ancora appartiene niente di meno che ad Ammonio Sacca, perché lui si chiama Anthony Sacca, Anthony Sacca, dodicesimo barone di Munchausen. Appartiene ad Ammonio Sacca, che fu un reale filosofo del secondo secolo d.C. egiziano. Quindi nella mente di questo personaggio autobiografico c'è il delirio totale che, in cui la distinzione tra realtà e fantasia non esiste, ma non vuole che esista. Ecco il punto essenziale di questo romanzo. Perché non vuole che esista? Perché ha paura di morire. E la morte è un fatto molto reale. Ma se il pensiero dà la realtà, se lui non pensa alla morte, non muore. Ecco il discorso di Munchausen a se stesso. È cosciente di essere un individuo mortale. Identifica se stesso con l'individualità mortale. Ma che cosa fare per scampare l'individualità mortale? Fantasticare di essere la totalità del reale. Cioè fantasticare che quello che lui pensa lo fa. Avviene realmente. E se avviene realmente, pensa che vive a tal punto da non avere spazio per la morte. Ecco la sua ingegnosa trovata. Se io vivo spasmodicamente, intensissimamente, senza avere la minima possibilità di pensare alla morte, la morte viene annullata perché la morte non costituisce un mio pensiero. Da quel momento in poi non fa altro che passare da un'avventura all'altra. Non riceve l'ex presidente degli Stati Uniti perché non lo sopporta e si gode il fatto che l'ex presidente degli Stati Uniti aspetta in aereo di essere invitato a cena dal barone di Munchausen, che invece non lo invita, per cui l'ex presidente degli Stati Uniti si chiude nel suo impermeabile e se ne torna dalla moglie, parla col pontefice attuale e gli suggerisce di vendere il Vaticano e il pontefice gli dà un ceffone di saluto, ovviamente non è così. Poi compie opere straordinarie, ad esempio visita i pianeti, fa viaggi extramondani e trova qualcosa negli spazi che gli può dar piacere. Compie finalmente il ponte sullo stretto di Messina, cosa che non aveva fatto nessuno e ci voleva il barone di Munchausen per farlo. Provvede di acqua l'Africa, cosa che questa fatta da lui e nessuno al mondo l'aveva fatta, e soprattutto
esplora tutto ciò che gli uomini hanno pensato della morte. Non in maniera organica, non è un saggio. Gli viene in mente, legge un libro dove trova che gli orientali dicono ai loro discepoli: non soffrite, la mia anima si distacca dal corpo, io sono l'uomo più felice di questa terra, la morte non esiste perché l'anima è immortale, gli uomini devono sorridere quando io muoio. E lui si arrabbia a non finire: ma come è possibile dire questa assurdità? Ma come, uno muore e deve dire che è tutto felice, che è tutto tranquillo? Che ne so io se l'anima è mortale? E se l'anima fosse mortale, e perché poi non soffrire di morire? E si accorge incredibilmente che gli uomini hanno cercato tutti quanti di mascherarsi la sofferenza della morte. E fa delle stupefacenti, diciamo, indagini, cioè nel senso trova delle cose abbaglianti che non sospettava Epicuro. Epicuro dice: non temere la morte, quando ci sei tu non c'è la morte, quando c'è la morte non ci sei tu. E dice: ma come si può dire un'assurdità di questo genere? Io penso a morte, quindi la morte c'è nel mio pensiero anche quando sono vivo, perché non dovrei soffrire? Marx, che dice Marx? L'uomo appartiene ad una specie mortale, per cui muore non perché muore, ma perché la specie è mortale. Ma io muoio come io. Che vuol dire la mia specie mortale? La specie sarà mortale, ma io muoio come Anthony Sacca. Schopenhauer invece il contrario. Sì, l'individuo muore, ma la specie non muore. Ma chi gliel'ha detto a Schopenhauer che la specie non muore, se sono morte un'infinità di specie? E così trova l'assurdità di questa gente, che passa per gente che ha detto cose sorprendenti. Nietzsche dice che c'è l'eterno ritorno dell'identico. Ma come fai a dire che c'è l'eterno ritorno dell'identico se tu, anche se ti reincarnassi, non avresti la coscienza della precedente incarnazione? Che vuol dire identico se tu non hai coscienza del passato? Voi sapete che gli stoici e Nietzsche dicevano che tutto si ripeterà perfettamente e rivivremo nella maniera più assoluta quel che abbiamo vissuto. No, dice lui, non è così, perché la coscienza di quello che eri prima non ritorna. Ritorna magari il fatto che qualcuno come me parlerà tra miliardi di anni, ma non ha la coscienza che ho io in questo momento. Quindi in sostanza l'uomo mentisce. Scopre che anche gli uomini, che considerati notevoli, sono dei bugiardi, vili, vili, perché non sanno coniugare amore della vita e morte. Ecco la sua scoperta. Possono amare la vita occultando la morte, ma se c'è la morte temono di soffrire. E allora si incontra con il dottor Faust. E col dottor Fausto si intendono e si incontra pure con l'ottavo Zarathustra, e anche con l'ottavo Zarathustra si intendono. Sono, devo dire, le parti più drammatiche del libro. L'ottavo Zarathustra è ridotto un disgraziato, sta su una panchina, morto di fame, poverissimo, non lo vuole nessuno. Perché? E l'ottavo Zarathustra gli rivela perché è ridotto un superuomo malinconico. E lui è un superuomo malinconico, non Munchausen. Perché? Perché il superuomo del futuro sarà meccanico. Meccanico. Non sarà il superuomo, l'uomo che supera se stesso. Sarà un organismo meccanico che farà cose prodigiose meccanicamente, il che sarà tutto l'opposto di come Nietzsche concepiva il superuomo. Nietzsche concepiva il superuomo come l'uomo che supera l'uomo,
conservando l'umanità dell'uomo, anche se il superuomo, al di là del bene e del male, ma invece saremo un superuomo senza l'uomo, meccanico. Per cui è terrificato Zarathustra e muore. Poi lui, Munchausen, ha la notizia che l'ottava Zarathustra è morto, non si sa se suicida o meno, la polizia indaga. Fausto invece è l'uomo della scienza, della tecnica, però a servizio dell'umanità. Fausto dice a Munchausen: stiamo scoprendo delle cose strabilianti, potentissime, degne di dare il benessere a tutta l'umanità. Se noi con questi mezzi strepitosi non diamo il benessere a tutta l'umanità, la sua umanità va a precipizio, perché ci sarà la contraddizione tra strumenti potentissimi e fini miserabilissimi. Quindi l'umanità si aggrovigliera su se stessa. Questa è una cosa reale, intendiamoci. La penso anch'io personalmente nei miei saggi di carattere sociologici. Quella contraddizione del futuro sarà se, avendo questi mezzi strepitosi, non rendiamo bene a tutta l'umanità. Perché se vogliamo vincolarla con l'interesse di pochi, avremo pochi enormemente ricchi, molti enormemente poveri, e la situazione sarà catastrofica. Quindi il Fausto gli dice: tu che sei giovane, si fa per dire, un causa nel più giovane di Fausto, lotta perché questi mezzi siano a servizio dell'umanità. Io ormai sono vecchio e non posso più farlo. Munchausen ha il problema, gli resta. Sì, d'accordo, lotterò per l'umanità e così via, ma mi resta la grande domanda: se tutto finisce nel nulla, che vale vivere? Se io scopro, Munchausen, che sono un individuo solo, unico, non ripetibile, vissuto per una sola volta e non vissuto mai più, non senza ritorno, che mi vale fare le cose se tutto finisce nel nulla? E qui devo dire, ci sono le pagine a cui tengo moltissimo, in certo qual modo, la lotta contro il nulla. C'è proprio una lotta vera e propria, perché il nulla divora Munchausen, lo assorbe. C'è il dialogo con la morte, le due morti esattamente, una morte giovane, ragazza, ben fatta, prosperosa, e una morte ossuta, eccetera. E le due morti lo vogliono attrarre. La morte ossuta gli dice: guarda, questa è la morte, niente, due ossa. L'altra morte dice: no, vieni, sono bella, la morte è una cosa bella, eccetera. Cioè, i due modi con cui l'umanità si è raffigurata la morte: la bella morte e la morte orribile. Munchausen si sottrae all'una e all'altra. E che cosa riesce a concepire? E glielo fa concepire Fausto. Nella lettera finale di addio, Fausto gli suggerisce come vivere. La bellezza, l'unico antidoto alla morte, è la bellezza. La bellezza non ha negatività, è l'unica cosa senza negatività. Non c'è un aspetto negativo nella bellezza. L'unica cosa che l'uomo può amare senza controindicazioni è Elena, la bellezza greca, la Grecia. E allora Munchausen e Fausto sognano una società in cui si fanno statua alla bellezza, statua ai grandi inventori, e una statua fondamentale che è la statua per eccellenza. In cima di tutto Beethoven e l'inno alla gioia. Sotto Beethoven, Aristotele e l'amore per la felicità. Sotto Aristotele, Epicuro
e l'amore per il piacere. Gioia, felicità, piacere. La gioia è amare la vita nonostante la morte. La felicità è amare la vita ignorando la morte. Il piacere è amare la vita per, cogliendo della vita soltanto il piacere. Questi tre elementi, con la bellezza che fa, diciamo, da frontespizio, possono dare all'uomo non la consolazione che la morte non c'è, ma che nonostante la morte si può amare la vita. E c'è, devo dire, un capitolo che è anche molto spiritoso contro Heidegger, il quale aveva detto che la vita è essere liberi per il nulla. Ma come può pensare che io, o che la morte dimostra la nostra autenticità? Noi siamo autentici nella morte perché scopriamo di essere individui. Ma come mai non ha scoperto che si è autentici nell'amore? Perché quando amo non mi sento individuo, non sono me stesso. Quindi è un'assurdità. E devo dire, c'è molta ironia, anche a spregio, che gente, io che sinceramente stimo pochissimo, che hanno fatto sistemi filosofici che non reggono nulla. Pensate un po' a Heidegger, il sistema filosofico per cui l'uomo è autentico nel riconoscere che è morto, che come individuo muore singolarmente. Ma perché quando ami una persona singolarmente non la ami perché quella là è soltanto quella? Quindi veramente sono cose da poco considerazione. Allora si pone però il problema: ma io che cosa ho fatto nella vita da poter essere degno di dare alla vita il valore che ha? E qui, in maniera un po' ironica, umoristica più che ironica, si confronta presuntuosissimamente, perché ha bisogno della presunzione, perché altrimenti siete nulla. Questo è il suo dramma. Se io non divento paranoico, divento la nullità. Quindi deve credersi qualcuno per non soccombere alla malinconia, anche lui, perché qui tutti sono malinconici, tutti i tre, Faust, Zarathustra e Munchausen, perché soffrono il limite umano. Ed allora fa delle cose, devo dire, anche divertenti. Ad esempio, è invitato a cena da Giuseppe Verdi. E Giuseppe Verdi è un tipo piccolo, con gli occhi incavati, allucina, brillantissimi, guarda, distaccato, preso nei suoi pensieri, che vive un momento drammatico perché la Teresa Stolz, l'amante, lo avvicina, lo vuole stringere, e c'è la Giuseppina Strepponi che si accorge di questo, allora corre gelosissima contro Verdi, e Verdi arrabbiatissimo perché voleva stare con la Stolz. E questo disgraziato di Munchausen in questa vicenda non trova di meglio che dire a Verdi: maestro, le do un suggerimento. Quando nel Rigoletto c'è il famoso quintetto e poi la povera ragazza viene messa nel sacco uccisa, per rendere più drammatica la cosa, metta un cane nel sacco, perché così le cose sono più drammatiche. Cioè non sapeva che dire, capite? Per dare l'idea che aveva qualche cosa di più drammatico a Verdi, suggerisce questo. Però la cosa è stupida, questa cosa che sto dicendo. Sarebbe uno stupido Munchausen se dicesse questo, ma in realtà non vuole dire questo. Vuole dire che Verdi è ancora più capace di rendere cose più drammatiche, più tragiche. Tant'è vero che quando ascolta la messa del Requiem di Verdi, pensa, nella sua megalomania, che sia stato lui a suggerire a Verdi di essere più tragico di quanto era stato precedentemente, perché Verdi aveva questa capacità. Oppure discute con Mahler della maniera con cui Barenboim
esegue le sinfonie di Mahler. E allora c'è un piccolo brano nella prima sinfonia, un piccolo brano nella quinta sinfonia, un piccolo brano di Sergei Rachmaninoff, in cui lui scopre che questi musicisti hanno capito l'angoscia di essere individui limitati, sofferenti, depressi, privi di ogni conforto. E dice che Barenboim non ha capito questo momento, perché nell'interpretazione delle opere bisogna interpretare un momento per tutta l'opera. Quindi attenzione, c'è da un lato l'aspetto umoristico, dall'altro l'aspetto di una persona competente di musica, come in qualche modo sono io, e che dà lezioni interpretative, così anche ad esempio lo Schiaccianoce di Tchaikovsky ne parla sempre con Mahler e dice: guarda come l'hanno interpretato, c'è un momento di passaggio, c'è un episodio dell'altro che è la cucitura dei brani. Invece questo Barenboim allenta quel momento e toglie l'incalzamento narrativo. Ecco, questo per dire che è un intreccio di cultura e di umorismo e di tragicità. Conclusione di questo libro, che in copertina ha il giudizio di Paride sulle tre grazie famose, ed è stata anche curata dalla signora Filli che vi vedete, che mi ha dato una mano nella copertina, molto brava. Che cos'è la conclusione del libro? L'unica cosa che può salvare la civiltà d'oggi e la civiltà in genere è l'arte. Se l'arte, se perdiamo la nobiltà dell'arte, perdiamo la civiltà. Se permettete, è un'esaltazione della civiltà europea nei suoi momenti di fulgore. Sotto sotto è un inno all'aristocrazia del pensiero, se mi permetto, e dell'arte. Senza aristocrazia del pensiero e dell'arte possiamo fare perfino il bene, però il bene senza il bello non vale niente. Il moralismo del bene, che non sa attingere al bello, è la rovina della civiltà, perché rende moralistica la vita e toglie alla vita il sapore della bellezza, che per me e per questo amico mio Munchausen è il sale dell'esistenza. Ecco, in breve, questo è il libro, ma se volete poi vi parlo di altro, perché è molto... grazie. Bravo. Intanto ringrazio per l'essere niente recupero della memoria del Chaos, eccetera, il professore. Ma volevo dire questo prima, se qualcuno vuole intervenire. Concordo pienamente che la bellezza e l'arte sono i colossi, sono la realtà, sono il momento in cui noi attraversiamo. Se noi andiamo in una piazza, in un vicolo, in una strada, vediamo un monumento, vediamo un mosaico, vediamo che cosa era potente il gran capo dei tribunali a quell'epoca, quando è stato fatto, era potente il primo ministro, era potente il capo polizia, ma 20 anni dopo sono polvere. Ma la gente domanda quale artista l'ha fatto, ricorda il nome dell'artista. Questa è l'importanza della bellezza dell'arte. Grazie, e poi sentiamo se c'è qualcuno che voglia intervenire o dire qualcosa. Prima di prendere poi un drink. Ma nessuno vuole. Non è facile intervenire. Se non c'è nessuno, non c'è nessuno. Naturalmente il libro non l'ho letto, l'ho comprato adesso. Quindi le mie sono riflessioni in base a quello che ha detto così brillantemente Saccani adesso, e cioè riflessioni che muovono da quello che oggi in narrativa sta accadendo. Mi fermo sul punto della narrativa perché è più congeniale a quello di cui mi occupo ultimamente. Oggi c'è la tendenza a dividere il mondo della narrativa in due grosse branche, no? Il postmodernismo e il destrealismo. È sempre l'America che offre la strada per questi dibattiti, ovviamente, anche la critica italiana si confronta con
la pubblicistica americana sul punto. Il postmodernismo in contrapposizione al dirty realism, al realismo sporco, è la corrente più nuova, quella cioè che elimina la trama, elimina ogni linearità cronologica nell'esposizione degli eventi, abbonda in citazionismo e in questo forse si avvicina di più forse a quella narrativa anche nostra, anche italiana, come abbiamo sentito, dove i personaggi vengono presi non dalla realtà ma addirittura dal mondo fantastico creato da altri narratori. In contrapposizione c'è il realismo, di cui sono esponenti Philip Roth, Richard Ford e altri grandi narratori americani, grandi affrescatori, direi, della realtà americana e del mondo contemporaneo. Poi ci accorgiamo, però, al di là di tutto questo, che c'è un filone antico della narrativa che è sempre presente, sempre attuale e continua anche oggi. Ed è il filone filosofico che è cominciato con l'Antigone di Sofocle e proseguito fino ai giorni nostri, con Sartre, in Italia con Sciascia. Bufalino diceva che Sciascia scriveva gialli filosofici, no? E Sartre viene in campo con grande forza stasera, perché abbiamo sentito proprio da Sacca e anche da Egidio, che ha chiosato quest'ultimo aspetto della conversazione, come sia la bellezza che è al centro della conoscenza dell'uomo, no? In Sartre questo lo vediamo molto bene, perché nella Nausea, che parecchi di voi avranno letto, vediamo alla fine che il personaggio che si è macerato per tutto il percorso del romanzo intravede una via di salvezza quando ascolta un brano di jazz suonato da una sconosciuta cantante che mette tanta ispirazione, mette tanto afflato in quello che fa, che indica al protagonista, al Rock and Ten, indica la strada del domani, la strada della salvezza dell'uomo, cioè l'arte, la bellezza, la conoscenza attraverso la creazione artistica. E qui due altre parole di apparente dissenso da Sacca quando parlava di sistemi filosofici, apparenti, perché quando si parla di sistemi filosofici il pro e il contro hanno la stessa valenza in tutti i modi. Heidegger, Marx e così via hanno creato dei sistemi filosofici perfetti? No, direi per fortuna non hanno creato dei sistemi filosofici perfetti. La filosofia esiste fino a quando non esisterà un sistema filosofico perfetto, che non potrà mai esistere, perché l'uomo non scoprirà mai fino in fondo il mistero dell'esistenza. Questo giustificherà sempre la ricerca filosofica, che è un percorso, non è un progetto architettonico che deve vedere la conclusione, deve vedere l'edificio che regge nel tempo. I sistemi filosofici valgono in quel momento, nel momento in cui il filosofo, l'autore, l'ha partorito e ha mostrato agli altri il tentativo che ha fatto per arrivare alla verità. Quindi è valido il sistema filosofico di Sacca, che ha fatto parlare personaggi della fantasia, sono validi anche gli altri sistemi filosofici. Vedi, se un filosofo pretende di essere valido non essendolo, è un problema grosso per l'umanità. Mi spiego. Se Nietzsche dice che l'eterno ritorno è sicuro, e lui addirittura ne faceva una invenzione, Dio solo sa di che cosa, che poi era stata già data mille volte dagli indù, dagli stoici, eccetera, eccetera,
lì e ti dà fastidio. Perché si pretende una verità che non è dimostrabile. Se uno pretende che l'immortalità dell'anima esiste e poi ti dice che ricorre alla fede, e dopo aver fatto libri e libri sul valore della ragione, lì ti dà fastidio. Allora rinuncia alla ragione, capisci? Questo volevo dire. Quindi sono d'accordo, nessun sistema filosofico è valido totalmente, ma i filosofi pretendono sia. Hegel riteneva che la civiltà si fermasse con la cosiddetta il cristianesimo realizzato nello stato russiano, cosa abbagliante, insomma. Ecco, questo, stiamo attenti su questo, eh? Altro è che noi pensiamo che i loro sistemi siano difettivi, altro è che loro pensano che non sono difettivi. Io mi riferisco a questo, cioè loro credono che non siano difettivi, il che veramente, guarda, ma come si fa, dico io, ma come si fa veramente a pensare che la vita dell'uomo è l'utopia che fa andare avanti? No, quella è un'altra cosa, non è filosofia. Come si fa a pensare che dice una cosa che abbia un minimo valore, che noi siamo autentici nello scoprire che moriamo individualmente? Ma come si può immaginare una cosa del genere? Noi siamo autentici nell'istante in cui sentiamo quel che facciamo, lo sentiamo come nostro. Questa è l'autenticità. Io in questo momento sono perfettamente in me stesso, perché dico cose che sento, e sentendole sono autentico nel sentire quel che penso e aderendo a quel che sento. Ma questo accade nella vita e nella morte. Perché solo nella morte? Ecco, queste cose, devo dire, danno un po' fastidio. Munchausen, vedi, si adira per questo. Perché, ad esempio, ecco, facciamo un altro esempio. La morte è naturale. Siccome è naturale, non devi soffrire. Tutti muoiono. E perché non devo soffrire se la morte è naturale? E chi me l'ha detto che devo accettare la natura? È inevitabile. Ma è inevitabile, ma fastidiosa. Capisci? Cioè questo, ti spiego, capisci, i parole di Munchausen. I parole di Munchausen non è che attacca queste cose, perché riconosce l'assoluta soggettività dell'uomo. Questa è la tragedia di Munchausen. Mi dispiace che, guarda, quando lo leggerai poi capirai il fatto terribile della scoperta di Munchausen, è che l'uomo non ha un giudice d'appello tranne se stesso, capisci? Cioè non c'è un'autorità superiore all'uomo, per cui poveretto si deve almanaccare lui su che fare o non fare, su vero o su falso. Non c'è un giudice superiore. Questo un po' riprende la dottrina sofistica. Insomma, c'è un po' di cultura, via, insomma, in questo libro, insomma, un pochettino c'è. E quindi va letto in questo senso. Non possiamo attestare una cosa se, universalmente. Questo è il dramma di Munchausen. Tu sei inchiodato alla tua individualità, tutto ciò che pensi è nella tua individualità, quel che pensi vale per te stesso, non presumere di dare lezione e indicazione agli altri. Ciò non vuol dire rinunciare a pensare, ma ciò vuol dire non accettare chi cerca di pensare per me. Ecco, questo ci tengo a questo fatto qui. Ora c'è un altro tema, visto che abbiamo ancora un po' di tempo, un altro tema a cui tengo moltissimo. L'uomo è uscito dallo stato di natura e ha creato la società per rimediare ai mali della natura. Aristotele, no? Anche Hobbes. Il Munchausen dice: se abbiamo fatto l'opposto, abbiamo legalizzato lo stato di natura, cioè abbiamo coperto col manto della legge il cannibalismo che c'è nella natura.
siccome però diciamo che è legale, gli togliamo l'elemento che è cannibalesco, capisci? Questo è un tema che mi piace moltissimo, moltissimo, perché devo dire ci tengo a questo tema. Perché in realtà, ad esempio, oggi come oggi, la società è cannibalesca. E la legge certe volte legalizza il cannibalismo, però siccome è sotto la legge, facciamo un esempio, un disgraziato muore di fame. Se si ribella è punito, ma muore di fame, ma come mi mette nella società e mi fai morire di fame? Che c'è peggio dello stato di natura di questo? È come nello stato di natura, però è nella società. Siccome è nella società non ti puoi ribellare, quindi è peggio della natura, perché almeno nella natura mi posso ribellare. Nella società addirittura è legale e illegale chi si ribella all'ingiustizia. Ecco, queste cose nel libro sono molto interessanti, ma ripeto, non voglio andare nei dettagli, ho voluto cogliere l'elemento essenziale, cioè la morte, la morte. La scoperta di Munchausen è: io sono colui che ha trovato la soluzione a tutto. Non vivo perché non c'è la morte, non vivo perché la morte è bella, vivo perché la morte è brutta. E più brutta è la morte, più voglio vivere. Certo. Grazie. Per venire cosa, molto piacere, prima di prenderci un aperitivo. Posso leggere un brano? Certo. Scusate, leggo un brano perché mi piace. Ecco, questo è previsto. Sono cosciente di vivere, sono cosciente di morire. Ho cercato di ingannare la coscienza di morire. Ho confuso, imbizzarrito, allucinato, frammischiato il corso rettilineo del tempo e dello spazio per non correre la via diritta verso la morte. Mi sono distratto, somma conquista. La distrazione. Ma riconosco che sono obbligato al nulla che mi afferrerà. Tuttavia, prima del nulla ho vissuto. Addirittura perfino talmente appassionato ai miei labirinti da smemorare l'uscita alla pazzia della morte, alla piazza della morte. Consegno queste peripezie antimorte all'umanità. Non ho saputo fare altro che vivere contro la morte. Grazie.